È arrivata la grande neve. Copiosa ed implacabile, la fioca ha seppellito l'intera Europa sotto una coltre soffice di candore. Anche l'Italia, come non si vedeva da anni, è stata investita in questi primi giorni di febbraio da temperature rigidissime che hanno generato abbondantissime nevicate in tutta la penisola. Dal nord al sud, dai monti alle colline e fino alla riva del mare, la natura ha regalato uno spettacolo maestoso. Insieme alla neve non sono mancati disagi. Soprattutto nelle grandi città la vita ha cessato di scorrere come di consueto. Roma è andata in tilt, subendo grandi disservizi per la collettività urbana, incredula e impreparata. Mentre calava la sera del venerdì e la tormenta si ingigantiva, si assisteva a scena dell'apocalisse. I romani sono usciti dagli uffici di corsa per ricasare il prima possibile, mentre i trasporti si fermavano, i negozi chiudevano, le vie del centro si svuotavano di gente. Il ritorno a casa per molti cittadini è divenuto un'avventura polare e nel corso della notte i disagi sono aumentati a dismisura e insieme a questi anche le polemiche sulle responsabilità dell'impreparazione a far fronte all'evento annunciato. La mia avventura di ieri è stata abbastanza ardua. Ho staccato alle 8:30 e sono arrivata a casa alle 11 a piedi perché le strade erano bloccate. Gli skilift non c'erano. Gli skilift non c'erano, gli impianti erano chiusi e Roma in queste condizioni è improponibile. Siamo arrivati qui alla stazione Termini e ci meravigliamo di come Roma sia poco efficiente sotto questo punto di vista. E tanta polizia, tanti carabinieri e tanti incidenti. Niente sale sulle strade, niente spazzaneve, catene per le auto introvabili, nessun piano serio di emergenza. La periferia di Roma ha subito un collasso della circolazione. Auto impantanate, alberi caduti, blackout di elettricità. Hanno impegnato le forze dell'ordine, i vigili del fuoco, i volontari in un'attività frenetica di soccorso. Alberi, roba di gente impantanata, che so io. Alle 7 del mattino di sabato 11 febbraio, almeno 15 cm di coltre bianca ricoprivano Roma, i suoi palazzi, i suoi monumenti, le sue fontane, un candore abbagliante, le strade deserte ed un silenzio tombale accoglieva il primo passo oltre l'uscio di casa. Assistere allo spettacolo della neve che ricopre Roma è un privilegio. I turisti, la neve l'hanno accolta con stupore, ma anche con piacere. Ah, the big snow is running, running beautiful. La grande nevicata è davvero molto bella. Per me è una fortuna. Kind of e credo anche per chiunque ha l'opportunità di stare qui a godersi lo spettacolo della neve. È qualcosa al di là della nostra immaginazione ed è certamente una sorpresa. Nonostante il freddo intenso e la scomodità della viabilità, molti si sono messi in marcia alla ricerca della cartolina romana innevata, delle forme e delle linee arrotondate che impreziosivano la storia antica, i capolavori architettonici e artistici della città. I romani stessi e le loro famiglie, a poco, mentre il mattino apriva ad un timido ed effimero raggio di sole, si sono ritrovati nelle piazze ridenti di luce bianca a giocare, a costruire pupazzi e a tirarsi palle di neve. Il Circo Massimo è divenuto per un giorno una stazione sciistica dove bambine grandi si gettavano giù lungo le sponde dell'antico ippodromo. Le rovine con la neve è una poesia di per sé, no? Insomma, questa vecchia pietra che si copre di questo sale freddo. È anche un momento in cui ognuno ritrova la sua bambinità, le persone che si buttano la neve addosso, che ciaspano nella neve, che si permettono così di bagnarsi fino ai ginocchi. I bambini grandi, sì, direi che è molto poetica. I fori imperiali nella luce calda del pomeriggio di sabato sono divenuti il luogo preferito del ritrovo romano ed internazionale. Le vecchie pietre, il lastricato stradale, le colonne, le cupole delle chiese posavano fiere del loro mantello agli sguardi ammirati e alle fotocamere che fissavano in un ricordo gioioso la fragile presenza della neve a Roma.
Pochi gradi di aumento di temperatura già la intaccavano e ancora una volta la neve nel suo diventare liquida mostrava la sua magia nella visione riflessa del mondo impregnata in una pozzanghera, preludio della sua definitiva scomparsa.